Bentornati amici esageratissimi, la faccia di Nico dice tutto, indovinate cos'è? Mio Dio, aiuto. Devo sapere delle cose da te, cose che forse capirai o forse no, ma ti prego non commettermi stessi errori. Mio padre Howard mi ha inviato, smetti di fare sta faccia, mi ha inviato una lettera l'anno scorso che mi ha coinvolto in tutto ciò, a pensare che quel piccolo evento abbia cambiato la mia vita in modo così drastico. Quindi, cosa è successo in penombra? Overture? Se non lo sapete andatevi a vedere tutti i video. Ed è successo che, vabbè, questo, e io mi sono annoiato a morte. Leg plug, non è vero. Invece qui mi taglio proprio le vene. Eccolo. Nuovo gioco, facile, normale, difficile. Cosa facciamo? Ah, dai, facile. Il più veloce possibile. Un'agonia molto, molto veloce. Quindi... Normale, dai. Normale, così ci vorranno delle ore. Ah beh, quindi... E adesso c'è il riassunto, guarda il riassunto, il giocone proprio dell'anno. Eccolo qua, Red. C'è la faccia del topo. Eh già, è vero che ci hanno preso. Bene. Molto che ci hanno preso. Ci hanno preso. Non ci potevano ammazzare, no? No, no. Infinito anche il caricamento. Dai, su, devi con l'atteggiamento positivo. Io sono positivissimo. Vabbè. Ci hanno messo dentro una cella. Riniziamo con sta manina. Quest'occhio. Indicazioni guida per situazioni energetiche. Poco utile. Prova a mettere qualcosa da schiacciare dentro. Dall'altra parte c'è qualcuno, senti, ma io per non sapere leggere né scrivere gli metto questo davanti, oh. Io non entro. No, non entro. Fra luce e ombra esiste un mondo intero, questo mondo è esattamente il nostro, vai via, ora! Oh chi è? Pezzo di cazzo. Vai via ora, come faccio? C'è un terzo cassetto che non ho visto. Non si apre, c'è il materasso. Scusa. Leggi della fisica proprio. Già. Ma non continua a esserci niente. C'è un tombino. C'è niente. Siamo a trovare le monete. Ci faremo poi con queste monete, non si sa. C'ho un cazzo. Si congela. Mi serve un utensile. Non hai niente nell'inventario. La moneta. Vai. Ci sono quasi. La moneta è un po' troppo spessa per funzionare come cacciavite di fortuna. Schiacciala nella pressa. La morsa, vai. Oh yes. Attenzione. Gira la pressa. Moneta piatta. Vabbè, allora. Ho aperto, raga, ho aperto. Sì, ho 2 euro. Posso fuggire.
Posso fuggire. Con 2 euro. Maggio 2001, sono un tempo sia rimasto in questo stato, fa ancora male alla testa. Il trascorso molto tempo non me l'ha colpito forte. Beh, se sai che è maggio 2001... cosa stesse succedendo e tutto d'un tratto non me ne importa più nulla. Stavo uscendo, vai. Dai, non sei contento? Ci sono anche delle frecce. Cioè, come se qualcuno mi stesse guidando. Non vedevo l'ora di iniziare questo gioco. Muerto. Salvation, guarda, qualcuno ci ha lasciato tipo i messaggi. Ah, sì, allora... Salvezza mia o di chi? Seguiamolo, perché se è quello sul lettino non credo che vada seguito. Beh, credo tu abbia ricevuto un'ultima lettera. Siamo al dunque. Se tu come me sei appena scappato nel condotto di aerazione, non dovrebbe essere lontano nascondiglio nella mensa. Dovrebbe essere sicuro, la sto segnando il mio percorso. Se lo segui andrà tutto bene, sei quasi a casa. Ho sentito che Howard stava lavorando una cura. Forse possiamo battere questo essere, dopo tutto. Forse con tutto indietro sarà chiaro, se ce la farai ancora tu arriverai giusto in tempo per te e medaglie. Evviva. Forse una bella cioccolata calda, che ne dici? Non vedo l'ora, adoro la cioccolata calda. Neil Oswald, capo chimici. PS, attenzione al sistema di sicurezza della mensa, l'ho brevettato io stesso, è sensibile a materiale organico. Nota del fugiasco. Allora, qua c'è una... attenzione delle batterie. I beneamati razzetti. Un distributore di bibite in funzione. Che ci penso, non mi piace qualcosa da bere. Ci abbiamo la moneta. Vai. Ci abbiamo la monetina. Via. E là. Lattina di soda. Utilissima per il proseguo del gioco. Fatto un buon... Se combini la luce con la soda, fai della soda caustica. Sì, che cazzo è? Dino Crisis che combini la qualsiasi. Collapsed. E dove salvi? Watch your step. Già la pietra si rompe sta roba. Forse non è abbastanza pesante. Ok. Ci sono delle belle barre appuntite lì sotto, quindi direi che devo forse ci posso mettere questa cosa qua. Di cosa c'è qua? Ok. Ma altre batterie. Ci posso mettere questo probabilmente. Ormai penumbra, cioè. Dopo questo credo fatto... 3 puntate l'abbiamo finito. Dopo aver fatto il primo. Attenzione, vediamo se riescono a morire. Non c'è niente. Questo coso è bloccato. Coso. Ehi là là. Ok. Stazza fredda da uccidermi. Freezer. Sì. Era qualcosa. È chiusa per fortuna. Sono i mostri. Faccio Rocky. Il fetore è insopportabile qui. Il ketchup, il ketchup. Certo, utile con la soda. Dammi il ketchup. Devo fare la carne al ketchup. È rimasto incastrato il ketchup. È diventato un proiettile il ketchup. Un termosso controlla la quantità di liquido refrigerante per le tubature. Ah, come faccio? Rompilo. E non posso, non ho niente in mano. C'ho le batterie, o c'ho la soda. Prova con la soda. È ancora gelida. Ah, forse se la metto sopra. La tina sta facendo scendere il termostato. E vai. Adesso devi passare. Allora vado, passo. Eccolo. Attenzione. Passa, incredibile. Mamma mia. Che bravo che che bravi che siamo diventati, ragazzi. Che cazzo è? Dino Crisis. Sì, adesso arrivano i dinosauri. Faccio questo coso, credo che si attivi se prima di passare di qui. Darren Gray, maschio, 32 anni. Tema scavatori. Primi sintomi, leggero senso di esamento. Il potere di evoluzione scudena sul collo. Racconta di sé sottoposto ai normali test, paranoia. Ha detto che i test sono odiosi per il paziente. Non ho dubbi per il test sintomo la distorsione uditiva. Il paziente viene rinchiuso. Il paziente viene dichiarato morto. Il decesso è causato da una dose eccessiva di insulina. Ha smesso la dose di soggetto.
Quindi probabilmente qua fanno gli sperimentazzi. Potrei essere io, se non esco subito di qua. L'etichetta non mi dice Neil Oswald, capo chimici. Ah, è quello che tentava di... di passare. Di passare. Se io metto... non so, faccio una roba... mettili in piedi. Perché quello respira ancora qualcosa. Cazzo. Devo farli tutti verdi? Ciao. Aiuto. Non c'è, non è più comodo saltare ci sopra, sempre si può. No. Sì, c'è la farma. Vedi che là sotto c'è un altro coso che puoi schiacciare. E sarà uguale, attenzione. Quanta ignoranza questo gioco. E vedi, eh sì, posso schiacciarlo, ma saltano, devo tipo disarmarli. Allora, una bacheca piena di graffi. Sono cagato tutto. Questo dispositivo è collegato alla porta. Adesso la specie si è rotta, ma cos'è? Un buco piccolissimo. Cioè, solo il sangue sicuro passerà. Noi siamo il sangue sicuro, quindi tagliati. Sì, una bomba. Un menù, non più usato per il cibo. Keep out the ampiura. C'è qualcosa qua sotto. Secondo me devi usare il sangue del tipo, andare a prendere il sangue del tipo che è per terra. Come cazzo lo piglio però il sangue del tipo? C'è una porta qua dietro. Ho bisogno di, non so, una siringa, quel buco, cioè una roba del genere. Come uno lo piglio con... Non hai nessun contenitore, niente? No, c'ho la soda. E lo pivo, la soda. Metti nella lattina. Beh, ma poi come faccio a inserirlo nell'ingranaggio? Te lo sei tirato in testa. Va bene. Come faccio a inserirlo poi nell'ingranaggio? Misceli soda e sangue. E le butto dentro. Cioè, lo sputo dentro. Salve. Ah, ecco, alla calabalica! Cos'è? Alcol! Vai. Questo. Non ci sono cassette dentro. Batterie non so per cosa. Ah, c'è la cassetta. Segnale luminoso. Segnale luminoso. Mai usato anche. Mai usato. Cassetta. Movimento del tour guide. Chiudi la porta per piacere. E stai nascosto. Ah, ma è nella cassetta che se lo sono mangiato. Sì, è la cassetta che se lo sono mangiato. Cioè, io penumbra solo questo posso fare. C'è qualcosa che mi attira dentro. Qua hanno trascinato qualcuno. Quello della cassetta. Non hai niente per fare leva. Un mattone. Sì, famosissima leva. Funziona. Attenzione. Strappalo. No, come faccio a strappare? Col mattone. Tutto col mattone si fa. Ha tolto la corrente. E adesso si aprono. Sì. Perché c'era qualcosa di utile. Secondo me in registrazione non si vede niente. No, attenzione. C'è di utile qua. La siringazza! Quindi mo riscavalca, vai a. Che cuore.
Sì, c'è qualcuno che ti cerca. Ah, sì. Cos'è sto schifo? Dagli una tramvata. E con cosa? Col mattone di prima, no? E non ce l'ho. Ma che cos'è? Non lo so, però è brutto. C'è una roba nuda senza genitali. Ma è fatto malissimo. Bruttissimo. Ma sembra la versione da ridere di... Chi l'ha mai visto? Andatevi a vedere Balle Spaziali. Sta controllando tutte le stanze, merda. Vai a prendere il mattone, tiragli una mattonata in faccia. No, io scappo via. Chiudi la porta e te ne vai. Chia, ragazzi. Secondo me mo la apre la porta. Tiro su. Non lo tira su, ok, vabbè, sì, mettici tutto quello che c'è. Dai, tanto non passa. Allora, sì, secondo me ce la faccio. Yaha! Minchia. Yaha. Yaha! Allora, ecco. La siringa, forse una siringa sporca, forse devo combinarla con l'alcol. Vedi che è anche più facile sto penumbra. Facilissimo. Sì, cioè un po' più... Speriamo che sia anche più corto. Questa roccaforte è tanto elaborata con studenti che non sapevo cosa aspettarmi, ma mi sta abituando l'idea. Sì, quel coso mi ha fatto anche schifo comunque, che brutto. Però vedi, è più... meno action forse. Meno action. No, sì, sì. Allora. Qua bisogna collegare i fili. Sembra rotto. Piccolo elettrauto. Piccolo elettrauto. Un CD, benvenuto. E via. Come dire benvenuto? Un CD è etichettato briefing di benvenuto. E vai, dove lo leggo? Cosa c'è qua? Luci. Quella luce non sembra naturale. Ma è tipo una specie di roccia con tipo delle un acquario. Cose strane. Sì. Roba brutta, brutta, brutta. Brutto, ma brutto, brutto, brutto. Qua c'è una nota. Troppo tardi, mi spiace. Abbiamo raccontato se ci andiamo oggi. Ah, sono trascorsi 6 mesi da quando abbiamo stabilito questa fortezza. Un anno da quando abbiamo liberato il virus Sturmgeist. Chiaramente nessuno verrà a salvarci. Abbiamo votato e ci dice la vecchia miniera dove questa struttura era stata costruita. Ai primi problemi uno scienziato se n'è andato, non abbiamo più avuto sue notizie. Il voto era 8-3 a favore. Chiunque torna in questo punto suggerisco di fare lo stesso. Se no pochi storie tutti là fuori, sempre i problemi stanno scomparendo contraendo l'infezione. Puoi salvarti seguendo le fogne e i pozzi di scavo. Alla fine troveremo un modo per emergere in superficie oltre il ghiaccio. Forse non è un enorme freddo, ma semplicemente come è successo a Grey. L'unica persona che potrebbe essere ancora in vita è Howard, il nostro capo, ha lasciato la base una settimana fa. Temo non ce l'abbia fatta. Va bene, ok. Quindi. È chiusa, quindi deve essere azionata a distanza in caso di emergenza. Qua interruttore elettrico principale, ma se io faccio così non succede un cacchio perché giustamente non c'è niente da inserire, quindi apriamo questa porta. Ok, c'è un qualcosa di cattivo penso dall'altra parte. Andiamo a controllare. Ok, sì. Aspetta, partito dolorifici, sempre utile. Un tipo di scarico. Svuotagli il bidone dentro. No? Sì. Sì, hai ragione. Come svuotarlo? Contenga della benzina. Come cazzo faccio a svuotarlo dentro però? Si riesce a piegare. Lo fa spostare. Attenzione. Parti da dietro, fai la rincorsa e vai avanti, in teoria dovrebbe... Prova. Vai. Yeah! No, ancora da più indietro. Quanto posso andare indietro? Ah, boh, non lo so, basta che non esci dalla finestra.
Dove vai? Andiamo in penumbra 1, stavamo andando. Non so perché alcune volte prende lo scalino, altre volte non lo prende. Quindi adesso stiamo tutta la puntata qua. E che ne so? Con la siringa non lo puoi fare. La siringa? Non c'ho più. Ah. Niente. Vabbè. Ecco perché io odio penumbra, cioè. Allora, ho il CD, non c'ho ancora la siringa. Vuoi che uso la siringa? No, vabbè, ma figurati, devi svuotare la benzina con la siringa. Sì. Come funzionerà? Non è capito niente. È rimasto lì il liquido. Aspetta, ma secondo me se gli tiro qualcosa vaffanculo, c'è il classico metodo, prendo qualcosa che posso tirare su e lo bombo per terra. Proprio, cioè? Sì. No, ok. Ma cazzo si aprirà sta roba? In caso di emergenza. So, l'emergenza come gliela creo l'emergenza qua, sto stronzo di cosa. Come gliela crei l'emergenza? Come gliela creo l'emergenza? Boh. Proprio chiusa, è proprio chiusa, Qua è rotto. Metti la cosa di benzina là. Gli metto la cosa di benzina qua, vero? Abbiamo fatto tutto sto casino. Poi le scindille dovranno far prendere fuoco alla benzina. Che adesso non si tira neanche su. Le posso caricare, Cazzo. Come si esplode? Adesso la devi spostare per creare l'emergenza? Secondo me la devo spostare di là perché, ecco, perfetto, mi esploderà. Boh, sto per morire. No, secondo me la devo mettere dentro così mi fa saltare in aria quel coso, no? Qua, mi fa saltare in aria quello. Penso. Dai. Vai, esploderà secondo te? Boh. No, vero? Questo cos'è? Un rilevatore antifumo? Che... Rilevatore. Ah, qua ci sono i rilevatori antifumo, allora è qui. La la ragazzi, l'ingegno, cosa c'è qui? Sì, non so se il comando non si muove. Così, scatole di cereali buttate via. Porca troia, che spavento, che cazzo è? C'è da per salvare. Che cazzo è caduto da per qua? Salvare ci salutiamo. Esatto, no, ma poi è caduto, non so come cazzo ha fatto a cadere da solo. C'è i fantamsi. I fantamsi, sta minchia. Cos'è quella roba lì sopra? Cos'è? Strano artefatto, tra l'altro col suono dream. Che motivo? Ketchup. Che lanciamo contro i muri. Esatto. Forno. Non c'è niente di buono, avevo una certa fame. Cos'è lo strano artefatto? Chissà cos'è, una specie di sala, siamo un oggetto di antiquariato. Vabbè. Lo vendiamo poi al mercato, quello... Mercato nero? Sì. Beh, qua ci sono delle diapositive, raga. Una linea cronologica degli eventi, come tu sei mi appunti. Già copiato, che cazzo è una fotocopiatrice?
Benissimo, qua c'è un computer da dove potrò vedere giustamente il mio bellissimo CD. Che cazzo sono? As a new member of the facility, there are some basic rules you should be aware of in order to be useful to the Archaic. Shelter provides living facilities, including a mess hall, gymnasium, and medical bay, in addition to the stipulated array of laboratories, chemical and biological, workstations, excavation equipment, and security. Please use the former at your leisure, but expect to be assigned to the latter with a moment's notice. Second, due to the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded, or otherwise mentally incapacitated, do not report to the medical facility. Fasten yourself securely to whatever solid object may be available, attempt to seal all connecting doors, and await retrieval by our I nostri professionisti che non arriveranno. Ah, questo è il CD-ROM. Sì. La tua capsula di cianuro. Robe segrete. Madonna. Una bomba, mi piacerà sto lavoro. Cambi password. Introduzione. Aggiornamento importante. Le seguenti modifiche alla password non ottenute dopo la stampa della tua guida personale. Minchia, quanti codici. Segna, segna. Sto giuda. Io segno, eh. Va, va. Segnato. Okay, segnato. Perfetto. Ricerca. Tramite ricerca di Howard. Di Howard. Block 236, inserisci password 1167. Ho sbloccato pure la porta. Bene ragazzi, allora direi che ho sbloccato la porta. Forse mio padre è ancora vivo e possiamo salvare. Lo possiamo andare a cercare. Beh, sì, nella prossima puntata però. Quindi, per la prima puntata di Penumbra, con tanta soddisfazione e gioia di Nico. Fantastico. Fantastico. Fateci sapere se vi piace, visto che qualcuno ce l'ha chiesto. Ho detto, ma sì, prima o poi voglio vedere come va a finire. Accontentato. Prossima volta, ciao. Scaricatelo e giocatelo da solo. Ciao, amiche. Ciao, ragazzi. Alla prossima.